Innovazione e divertimento nella scoperta di qualcosa di nuovo. Allora, viverla nel quotidiano è differente, perché naturalmente quello lì che tu trovi in azienda è voglia e sempre ricerca di quella lì che è innovazione. Quando comunque ti interfacci con quello lì che è il tessuto di medie e piccole aziende italiane è più complesso. Naturalmente per loro l'innovazione, soprattutto per la prima generazione di imprenditori che non è nato con questo concetto di globalizzazione, con questo concetto di media, eccetera, è sempre complesso far passare alcuni argomenti, alcune nozioni che per noi un po' più giovani che abbiamo vissuto questo genere di rivoluzione sono pane quotidiano. Per cui l'approccio è quello lì di cercare di costruire fiducia, costruire proprio anche un dizionario rispetto a quella lì che può essere per loro un'innovazione utile, che non accettano sempre con molto semplicemente. Far passare anche il concetto, farne passare, come dire, gli aspetti positivi di quello lì che significa innovare e stare su un mercato globale pur avendo una piccola sede in Italia e utilizzando quelli lì che sono i social media. Aprendosi ai social media, loro non spesso non capiscono che si aprono a tutto il mondo. Per noi è quelle lì di comunque di aiutare quelle eccellenze italiane che rimarrebbero nell'angolo o sarebbero utilizzati da brand molto più grandi, quelle lì di farli esplodere, di farli conoscere al mondo e di fare in modo che possano entrare in mercati che prima non avevano nemmeno preso in considerazione.